Ciao! Oggi siamo tornati in un nuovissimo video su Minecraft. Siamo tornati col signor Locolochis, che non so dove sia finito nella nostra... Guarda in alto. Dove stai? No, non c'è... Volevi fare... Era una slab. Volevi fare... No, è che era una slab. Sì, ah, oh, è vero. Vabbè, comunque siamo tornati nella serie delle texture realistiche. God pro Dio, verso tantissime cose bellissime. E oggi ho preparato altre tre bellissime texture che voglio mostrare. Ma non, cioè, dobbiamo giocare in survival. È una vanilla questa. Ce l'ho fatta. Vabbè, comunque ho preparato altre tre bellissime texture che vi farò vedere quest'oggi. E oggi sono delle texture davvero, davvero bellissime. Quindi prepariamoci. E no. Come no? Oggi l'obiettivo non è andare nel Nether, perché essendo una vanilla, prima di andare nel Nether dobbiamo costruire la nostra bellissima casa. Quindi... Ma non è uno speedrun questa? No, è una vanilla. Quindi 3, 2, 1, entriamo nel mood noob. Wow, ok. Nico, è molto strana sta cosa, sai? È tutto molto strano, è tutto così noob, è tutto così... Non capisco che cos'è nell'inventario, sinceramente. Qual è la crafting table? Ma cos'è sta cosa? Cos'è questo? Questo è un flint and steel. Ok, questa texture è davvero molto noob. Comunque, iniziamo a prendere qualcosina per fare la nostra casetta. Vediamo allora. Se questa spada è noob. Di che cos'è quella spada? Di oro? Io c'ho questa qua che è di stone. Però devo dire la verità, la vita è carina così, mi piace, sai. Il... A quadrati. Sì, a me piace così, sinceramente. Fa molto gioco retro. Comunque, aiutami a prendere un po'. Cos'è questo suono? È pane, mangi il pane. Oh mio Dio, ok, questo è molto strano. Aiutami a prendere un pochettino di legna che ci servirà per costruire. Capisci qual è la legna, scusa? Vabbè dai, non è vero, si capisce qual è la legna. Io non capisco dove, ok, quello sei tu, perfetto. La legna è abbastanza facile da capire, voglio vederla scortecciata. Guarda che carina scortecciata. Io ne accetta che non ce l'ho. E non ce l'ho neanche io, craftatela con. Ok, adesso ce l'ho. Le cobblestone. Te la sei givata? No. Com'è difficile la vita con questo ragazzo. Comunque, beh dai, questa texture, se devo dire la verità, è carina. Dobbiamo costruire la casa, Nico, dai. Ma c'è un pollo, ma il pollo è normale. Il pollo è normale, vediamo dov'è il signor pollo. Dov'è? Che pollo, sono qua. Beh, insomma, non è proprio normale, guarda. Dove sei? È così noob. Non è normale. È così noob, vedi che... Tu sei noob, non studiare il pollo. Tu sei noob, ok. Oh, vergognati. Oh, guarda che carina. E ci sono, ci è sono una piccola pollo. Crescetta di pollo. È piccolina, non la mangiare. È cruda. Vabbè. Non mi ha avvelenato. Per fortuna. Questo cos'è? Coal? Che diamine. Ma la stone è bellissima, Nico. Boh, in realtà questa texture è molto da noob. Però sai cosa? Forse la userei per fare PvP. Ma neanche, in realtà, perché non si capisce le armi. No, so, non mi ispira la tantissimo, sai. Per cosa? 5 anni. Dici? Boh, io non lo so neanche per quello. Sto lasciando tutti gli alberi a metà che mi sento un pochettino male, sinceramente. Di solito non lo faccio. Quali sono foglie e quali no? Ma cosa vuol dire, loco? Si capisce, le foglie sono brutte. No, tu rompi una foglia, è strano. Rompo una foglia. Rompi una foglia, non capisci quella cosa rompi. Guarda il sapling. Ma che è, un funghetto? Vabbè, questa texture comunque non lo so, non mi convince molto. Io sinceramente passerei già al livello god. Basta, cioè no, in realtà casa. Prima c'è il pro. No, tu vuoi saltare le parti, scusa, cioè. No, infatti no, basta un po' di legna, l'abbiamo presa. Abbiamo visto un pochettino il mondo con questa texture. Però devo dirti la verità, non la sento mia. Sento più mia quella pro. Sì, quindi vai. Sei pronto? Io quella god, sinceramente. Ti faccio fare il 3-2-1. Ok, va bene, 3 One eternity later. Due. Oh, quanto ci vuole? Uno. Uno. Wow. È bellissimo, Nico. Beh, devo dire che questo già si vede un pochettino che è un pochino più realistico. Che dici? Dove stai finito, però? Un po'. Sono sugli alberi a fare Tarzan. Sì, io sono al portale. Guarda che bello che è qui. Guarda che bello. Guarda, bello. No, vabbè. Però. E questa è pro e non god solo perché gli item sono normali. Guarda, l'ossidiana. No, il riflesso. Cosa? Del portale. Il riflesso del portale. Vabbè, sei stupido, neanche l'avevi visto. Vabbè, comunque, allora, non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo a fare la nostra bellissima casa. Questa è vera lava. No, questo... Che cos'è questo? Ma è vera lava. È un magma block, guarda. Ma è vera lava. Andiamo a costruire una casa, vieni con me. Allora, vediamo una zona interessante dall'alto. Saliamo sugli... Ma non puoi volare con... Allora, questo mi piace molto, quindi qua, Nico. Sì, ma non puoi volare con la creativa. Vabbè, ho capito. Ti pilo con l'Okis. Aspetta! Tutto aspettare. Dove sono? Ah, sono allo spawn, guarda. Qua che bello, sono allo spawn. Questa mi piace un sacco. Tipo, ti da me, vieni pure, guarda. Ma no, ma era bellissimo, va bene. Bella questa pietra, bellina, bella questa acqua così lucente, mamma mia, questo non sembra Minecraft comunque, io lo dico sempre, guarda. E cos'è Fortnite? No, se tu stai fermo così, non è Minecraft, cioè, non è Minecraft. Facciamo una vanilla così. Ma questa è una vanilla, infatti, è scegliamoci una zona per... Bellini, insomma,
Insomma, un po' schifo, hanno un po' di problemi. Bellini. Dove li hai visti bellini, scusa? No, allora, da lontano sembravano carini, però se ti avvicini hanno qualche problemino piccolino. Ma cos'è grande. Sto schifo? Ma è una schifezza sta cosa, ma cos'è? Ma è bruttissima. Ah! Ridillo. Ridillo, se fai schifo, sei bruttissimo, orribile, guarda, what a drop. Ora ti do fuoco. Non accette, basta. Allora, questo è qual? Ma è piccolissimo. Vabbè, dove, allora, dove? Non perdiamoci in cianciuere. Qua c'è del ferro che voglio provare anche questo, però. Vabbè, basta, andiamo su e non perdiamoci in cianciuere. Allora, la casetta la voglio fare in questa. Ma l'hai spinta tu la mucca? È caduta da sola. Ma che cavolo? Ma come hai fatto a salire senza pillar tu, scusami? Va bene. Allora, comunque, facciamo una casetta in questa zona qui. Ti piace questa zona? Ti piace? Ah, ma ti sei tippato? No, non, no. Hai cittato anche te? Non è vero. Allora, io ho soltanto la torcia. Allora, tu fai la tua e faccio la mia, basta. Ah, ne vuoi fare tu diversa addirittura? Certo, cosa... mi capito con te, ma... Va bene. Cioè, ma chi, per chi ne prendo? Guarda che bello che c'è. Cosa? Dove, quando? Questa texture, guarda, è profonda. Dov'è? Tipo. Niente, lascia stare, guarda. Basta, vado a occupare quel villaggio. Guarda, un'ampia scelta di che casa rubare. Questa è molto carina. Poi c'è questa che è piccolina. Amico, ma devi crearla te, non devi rubarla. No, no, io la voglio riarredare. Guarda, facciamo così. Mi prendo questa, tolgo tutta sta roba che c'è qua dentro. Che non so neanche cosa sia. Così è brutto, così gen. Si perde lo spirito. Tu la stai facendo in creativa, ti sento. Non è vero. Non è vero? Giuramelo. Te lo giuro, su quello che vuoi. Guarda, smettila, dai. Fai prima di essere realista e dire sì, la sto facendo ma in io creativa. Dico, ma perché dove fare una casa in creativa, scusa? Perché se lo colochi, se non citi non sei contento. Ah, beh, una casa, ma cosa, non è mica una gara questa? No, in realtà dobbiamo farla insieme la casa. Sei tu che non l'hai voluta fare con me, però va bene così. Va bene. Non sono offeso, va benissimo. Ah, non sei offeso? Quindi no, posso offenderti ancora di più? Non credo funzioni così. Le fronde sono bellissime. Peccato. Degli alberi. Sono davvero... Le cosa? Le fronde. Le fronde. Le chiami, le foglie, le... Le foglie? Mi stai urtando. Mi stai urtando, te lo dico. Parli di fronde? Cos'è una fronda? Perché io conosco il linguaggio scientifico-tecnico mondiale. Tu invece non lo conosci. Io sto un po', diciamo, improvvisando la questione. Rubando quello che trovo nel villaggio. Amico, ma non devi rubare. Ma è sbagliatissimo, dai, Nico. Lo so... Effettivamente hai ragione. Però facendo così, guarda che belle tende che ho. Cioè sono delle tende bellissime. Posso come delle tende? No, sì, no vabbè, perché, no, perché delle tende? Cosa, no, cosa, vabbè, cosa? No, cosa? Non puoi capire. No, ti giuro, non puoi capire. E dimmelo se non posso capire. E non puoi capirlo, lo vedrai dopo. E dimmelo. No, è troppo bello. È troppo bello. Cioè, guarda anche questo. È troppo bello. Non posso guardarlo. No, ma questo. No, questi sono normali. È troppo bello. Troppo. Che cosa? Chi è il soggetto? È questo. Cioè, no, vabbè. Mi vuoi dire un soggetto? Una frase, no, di senso compiuto? No, vabbè, loco, è troppo. Cioè, non è che è poco. Io questo lo meno. Vabbè, in realtà ho un po' rubato le cose nel villaggio. E diciamo che ho trovato delle cose Lato. Molto carine. No, sì, forse sì. Però ecco. Erano molto carine. E spero che i villager non si arrabbino con me. Non già arrabbiati. Non è vero, sto prendendo anche sì, del fieno sì, che non è molto bello, però è molto carino. Non è bello mai carino. E me lo metto qua davanti casa, perché... Ma quanta gente c'è in sta casa? Scusa, ragazzi. No, vabbè, questo blocco fa il riflesso. Fa il riflesso. Sono troppo... No, vabbè, no, vabbè, muoio. Cos'è? Dimmi cos'è. Non nei block, nei combo, nei coso. È bellissimo. Vabbè, comunque, dopo tutta questa bellezza... Anzi, voglio vedere prima casa tua. Arrivo. No, vabbè, ma è un pino questo. È un pino vero. È un pino. Lo adoro, basta. Dove stai? Dove hai fatto? Oh, ma la stai facendo molto grande tu la casa. Ma no, in realtà non è così grande, piccolina in realtà. Ma dovevamo fare la casa insieme. Vabbè, ok. Ma tu non hai ridato niente ancora. No, vabbè. Ho fatto il tetto. Certo che c'è il riflesso. Il riflesso, cioè una pista da È ballo bellissimo, questa. Certo. È incredibile. Quindi di chi è la casa più bella? Beh, aspetta, devi finirla. Io non hai capito nulla. Io, anzi, sai cosa dico? Lo faccio qua davanti. Passiamo alla parte God. Sì, lo sto per fare. 3, 2, la mia scrivania sta soffrendo. 1. Wow. A parte che ho la faccia tipo strailluminata. Ma che bella. Ok, sta carino, un pochettino laggando tutto. Nico, posso dirti la verità? Dimmi la verità. Preferivo quella di prima, come altra sì, volta. Sì, di nuovo? Non lo so perché. Beh, oddio. Allora, aspetta. Bisogna dare una valutazione oggettiva dal punto di vista oggettivo delle cose. Cioè, ci sono certe cose bellissime. Tipo la sabbia, la terra, guarda quanto è bella. Cioè. Beh, lo so. I blocchi prima erano tutti luminosi, bellissimi. Sì, però guarda le piume. Questa è molto più realistica. Adesso voglio far vedere anche un attimino casa mia, perché ti faccio vedere una cosa. No, in realtà non la faccio vedere te, la faccio vedere soltanto a chi guarda video. No, va bene, va bene. Cioè, io non vorrei dire nulla, a parte questo che è buggato. Però questo quanto diamine è bello. Questo quanto diamine. Questo non è un blocco d'oro. Ma questo. E cosa, scusa? Ma
è un blocco d'oro questo. Sei impazzito? No, è che ho fatto un errore prima. Non era un... Vabbè, lascia stare, ho qualche problema ogni tanto. Questo tante quanto volte. È strano. Questo è bellissimo. Il loom è davvero bellissimo. Questa qua, lo stone cutter. Oh mio Dio. E basta, scusami, sto un po' fangirlando. Sì, sto fangirlando, esatto. Tipo i blocchi. È molto strana come cosa. Comunque, io non so neanche in studio in realtà se è meglio questa texture god o se è meglio quella pro. Anzi, fatemelo sapere nei commenti. Perché quale non si decide, amico, cioè... Lo so, sono una persona un po' indecisa. Fatemi sapere nei commenti quale tra le due preferite, se questa o quella che c'era prima. E... La terra però è bella, devo dire che è molto bella. Guardata così è carina, è carina. Molto HD. Comunque questa è la mia bellissima casa e nella mia vanilla, nella nostra vanilla. Io vivrò qui dentro. Devo fare giusto un paio di ceste perché altrimenti non saprei dove mettere tutte le cose le mettiamo dentro queste ceste. Oh, ma la mia casa è bellissima, Nico, cioè, è la cosa più bella che io abbia mai visto in vita mia. Tu mi devi spiegare perché non sei voluto venire a vivere nel villaggio. Cioè sei lontano. Ma sono qua vicinissimo. Vedo il villaggio dalla mia collina. Ho capito, però per arrivare da te devo fare sempre Nico, però i vetri sono normali. I vetri sono normali. Prima non li ho visti i vetri, come erano prima? Erano, non lo so. Sei tu che stai al villaggio, mica io. Sì, erano molto belli. Devo dirti la verità, però questa texture di bruttino c'ha che mi lagga. Cioè, nel senso, faccio pochi FPS nonostante Nico, il mio computer. È il computer che fa schifo. No, non proprio, anzi. Ma tu ancora non hai finito? Basta, finito il tempo. Ma che è finito il tempo, scusa? Manco iniziato quasi. Ma questa è legna di jungle, cos'è? No, la caccia. Dove l'hai presa la caccia? Cioè, il villaggio era nella cesta. Loco. Questa caccia, questa è birch, questo è spruce, questo è jungle, questo quanta è quanta creativa hai usato per fare questo pezzo di casa? Io sono solamente givato i blocchi, poi l'ho fatta tutto in survival. Io l'ho costruito in survival, non ho detto dove prendevi i blocchi. Vuoi venire a vedere come ho rubato casa a un villager? È la mia casa, non andasse a fuoco, cioè verrei molto volentieri, sai? E oggi, guarda, Ecco, dove sei? Sono al villaggio. Girati, te la faccio vedere in due versioni, guarda. Ok, va bene. Cioè, vai. Questa versione qui, che è la versione un po' più versione, ok? Sì. Dove, a parte che lagga tantissimo con sti villager, però... Ma cos'è questo schifo? Guarda il loom. Cioè, è profondo. Quanto è realistico. È troppo realistico. Guarda... No, vabbè, facciamo... Ma non ti vergogni un po'? Aspetta, fai così, 3, 2, 1... Ecco, torniamo un attimino con la pro che magari te la posso osservare meglio. Già meglio di prima, però allora, guarda queste cose che belli che sono. Guarda questa fornace che bella che è. Cioè, noi dobbiamo fare Minecraft realistico. Questa serie si chiama Minecraft realistico, non Minecraft faccio case belle, wow. No, se la cosa è più bella, guarda, è bella. Block, sì. Guarda. Guarda la cosa. No, vabbè. La Smiling Table è uguale. Questa non hai è uguale. Visto la cosa è tutto uguale, tutto uguale. Non hai visto la cosa più bella? Vieni qua. Torcia. No. Questo, guarda. Cos'è? Ah, ma è una trapdoor. È bellissimo. È tipo le tapparelle di una finestra. Te lo ammetto, è molto bella. La mia casa realistica ovviamente vince perché è più realistica della tua, che non è realistica. Cosa hai appena detto? Che sono un pagliaccio. Senti. Perché scappi? Perché scappi? Stammi lontano. Maniaco. Nico, vieni qua. Aiuto. Non ci passo qua. Io vi saluto. Penso che questo video finirà così. Nel prossimo video sconfiggiamo il drago. Nel prossimo video vedremo cosa fare in questa vanilla realistica. Io sono profondamente amareggiato. Fatemi sapere qual è la texture che più preferite e quale casa tra la mia e quella di Loco è quella più realistica. E nulla, noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Buon Natale a tutti. E felice anno nuovo.